sponsored by Trattoria Cantù dal 1897, alle Fornasette di Olginate in Riva all'Adda. Trattoriacantù.com. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassifef.it. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Fratelli Calegari Pavimenti e Rivestimenti, l'esperienza che fa la differenza. fratellicalegari.it. Disastro su tutta la linea in casa Calcioreco 1912, ancora una volta battuta dalla Pianese, che infligge ai blu celesti l'ennesima sconfitta di un avvio di stagione scioccante a inizio gara. Giustamente rispettato un minuto di silenzio per la scomparsa di Angelo Giudici, papà del blu celeste Luca. Al settimo la Pianese va subito in vantaggio. Vediamo questa giocata sulla fascia di sinistra, l'Eco che prova a buttare fuori i giocatori ospiti. Verticalizzazione per Rinaldini, rete dell'1-0. Safaricas può veramente poco o nulla su questo tiro in diagonale che va là sul palo lungo, e il portiere greco veramente nulla può sulla perfetta conclusione di Rinaldini. L'Eco ci riprova, Strambelli cross al centro, la tocca Marchesi, non riesce a indirizzarla verso la porta, e dopo poco però Capogna all'11esimo si inventa un rigore in coabitazione con Strambelli. Qui l'intervento scorretto del difensore Pianese, il rigore è tutt'altro che discutibile. Strambelli dal dischetto, minuto numero 11, spiazza nettamente il portiere ospite. Prima rete con la maglia blu celeste per l'ex giocatore della Regina, che chiama a rapporto anche i tifosi e poi va ad esultare. Trasformazione perfetta quella di Strambelli, che non lascia scampo al portiere ospite. La Pianese ci prova ancora con Catanese di testa al 18esimo, non trova i tre pali. Iudo al 20esimo però punisce subito Safaricas, il controllo col mancino orientato verso il centro dell'area, la conclusione potente dal basso verso l'altro. Safaricas prova a mettere le mani, tocca il pallone, sporca la traiettoria, non riesce però a trovare la deviazione giusta per evitare la rete del 2-1. Ottima la giocata di Yudu. Safaricas poco può, ci prova, non è però in grado di ribaltare questa sfera. Pianese ancora però in avanti, minuto numero 32, ancora una volta Rinaldini a percorrere nelle praterie della riga Monticelli, la sua conclusione, la deviazione di Vignati e poi di Bastrini. Safaricas preso in mezzo, non può nulla, segato al centro, prova l'Ecco una reazione, Fontana la deviazione, scacca Barozzi, figlia evanescente, mezza volée e non trova però i pali. Capogna colpo di testa sulla punizione di Strampelli al 50esimo, Fontana para agilmente. Minuto numero 51, ancora la Pianese in avanti, clamorosa occasione per il 4-1. La percussione sulla sinistra, il cross al centro, Bastrini in qualche modo, poi Yudo non riesce a toccare in maniera decisiva, era anche in fuorigioco. Si porta ancora in avanti la Pianese, il tiro di Momente non trova però lo specchio della porta. Safaricas può ben controllare, come anche in questo caso. Ancora Pianese che prova una conclusione con ancora una volta Momente, la deviazione, Yudo mette in fondo al sacco, però non c'è regolarità nella sua giocata e quindi la sfera non è buona. Diciamo che il guardianino fa anche un mezzo regalo ai brucessi, sembrava buona la posizione di Yudo Carissoni, una sortita offensiva al tiro di sinistro, facile la parata di Fontana. Blu celesti che ci provano ancora, Strambelli al centro, batti e ribatti, Nacci mette in fondo al sacco, anche in questo caso però non c'è regolarità. Gol del 3-2 che viene tolto al giovane centrocampista, in tanti oltre la linea difensiva della Pianese che tira un sospiro di sollievo. Lucesti in avanti, Pedrocchi, apertura sulla sinistra, Pastore prova un controllo, finisce però la gara con il triplice fischio di Catanoso. Lucesti sconfitti e contestati pesantemente dai loro tifosi, batti e ribatti tra il presidente Di Nuno che ancora una volta torna a spiegare che lui così non ce la fa più.